Eccola la moschea nel cuore di Catania, la più grande del Mezzogiorno, diventata un simbolo del dialogo fra le diverse religioni. Siamo in piazza Cutelli e questa struttura accoglie tantissime famiglie indigenti. Offre loro un pasto, musulmani o cristiani, senza distinzioni. Noi siamo una comunità responsabile che cerca di fare il bene nella città per chi ha di bisogno e noi siamo sempre in prime linee ad affrontare le emergenze. Un segno forte di una città accogliente, di una città che i musulmani e i cristiani vivono insieme in grande sintonia. Un rapporto interreligioso ormai consolidato che nel mese del Ramadan è rafforzato. Tutti, cristiani e musulmani, quando questi ultimi rompono il digiuno, si siedono attorno a un tavolo per cenare insieme. Subito dopo la preghiera ci rivolgiamo tutte verso la mensa per mangiare tutti insieme ciò che Dio ci ha donato. Oggi c'è la zuppa marocchina e poi c'è un misto verdura, piselli e carote. Noi non abbiamo mai chiesto all'entrata di chi fosse la religione. La nostra moschea e il nostro centro è aperto a tutti. Ma la solidarietà non è ristretta solo al mese del Ramadan. La moschea infatti tende la mano ai più poveri tutto l'anno. Vengo qua in moschea perché fanno delle cose per bene, per il quartiere. Ogni mese danno la spesa alle persone che hanno da bisogno. Questo è possibile grazie a una collaborazione con il Banco Alimentare Siciliano che consegna al Tempio Islamico una parte dei viveri raccolti durante la colletta nei supermercati e i pacchi vengono recapitati due volte al mese a circa 300 famiglie bisognose.